troviamo nell'ufficio del direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, che ci accoglie sempre con tanta gentilezza, e siamo qui per parlare dell'ultimo, in ordine di tempo, premio importante e particolarmente prestigioso ricevuto dalla Banca Montepruno, nello specifico dalla direzione dell'Istituto di Credito Cooperativo. Sto parlando del premio Le Fonti Awards 2022, che è stato ritirato la settimana scorsa dal vice direttore generale Cono Federico nella sede della Borsa a Milano. Direttore, grazie per averci accolto. Grazie. È davvero l'ennesimo importante riconoscimento di questo 2022, che sembra fiorire tantissimo per la Banca Montepruno. Beh sì, è vero, siamo veramente molto soddisfatti di questo ultimo riconoscimento che ci è stato dato alla Borsa, consegnato alla Borsa, soprattutto perché forse hanno riconosciuto in noi quella che era la nostra capacità di reagire a un sistema bancario che oggi purtroppo soffre notevolmente. Difatti quello che ci ha inorgoglito ancora di più è stato ancora una volta il termine eccellenza, che a noi è piaciuto molto. Quindi siamo stati riconosciuti ancora una volta eccellenze di un territorio abbastanza in crescita e che può fare ancora di più proprio per la salvaguardia di quelle che sono le problematiche legate ai momenti di crisi e di difficoltà. Questa bella motivazione, beh, ci inorgoglisce, perché viene fuori veramente da tanti sacrifici, viene fuori da una logica imprenditoriale che la nostra banca ha messo in atto da sempre. Quindi siamo orgogliosi, che dire, dopo il primo premio ricevuto Best Bank a gennaio, con un altro premio che non ci aspettavamo, perché poi viene fuori da un'analisi condotta da vari istituti legati alle fonti, che hanno scelto noi, fra tante banche hanno scelto noi, eravamo gli unici. Quindi orgogliosi, felici, veramente è per me emozionante anche vedere le immagini del nostro vice direttore generale che per mio conto ritirava il premio a Milano insieme ad altri due funzionari. È una bella soddisfazione, ma io ritengo che questa soddisfazione vada condivisa, quello mi piacerebbe ancora ribadire, con un territorio che è quello nostro. È una soddisfazione e un orgoglio, sì, sicuramente per la nostra banca, sicuramente per il direttore generale e per i suoi collaboratori che lo hanno ritirato, ma deve essere un orgoglio del territorio. Un territorio che ancora una volta vede sottrarre quelle che sono le risorse, le energie, anche individuali e personali, andando fuori anche a ricercare delle intelligenze che purtroppo e per fortuna ci sono da noi, ma che non vengono riconosciute. Beh, vedere che una banca di Sant'Arsenio, del Vallo di Diano, eccelle e viene premiata, dovrebbe essere un orgoglio che dovremmo sentire un po' tutti noi, a partire dai politici, dai vertici sociali, da un poco da tutti gli imprenditori. Io sono orgoglioso quando sento che aziende del nostro territorio prevalgono su altre del nord, quindi essere felici anche per questo. Questa è una bellissima soddisfazione, siamo orgogliosi, mi auguro che quest'anno sia ancora migliore, lo sarà, perché poi ne parleremo, perché poi l'orgoglio viene pure dal fatto che questo premio e questi risultati sono dell'anno passato. Quindi c'è ancora da analizzare, poi lo vedremo, li analizzeremo, i dati dell'anno in corso, che sono eccellenti. Direttore, siamo a metà di un 2022 importante. Prima di guardare al futuro, analizziamo per un attimo il presente. Qual è il presente della Banca Montepruno in termini di crescita e di bilanci? Beh, siamo abbastanza soddisfatti pure questo 2022. Ci apprestiamo ad approvare il bilancio semestrale in corso, e beh, siamo fieri ancora una volta, perché quest'anno miglioreremo ancora un po' le performance dell'anno passato. La crescita patrimoniale è importantissima. Noi, giusto per dare qualche numero, abbiamo superato i 30 milioni di depositi in più rispetto a dicembre dell'anno passato, abbiamo altrettanti i prestiti abbiamo fatto su circa 30 milioni. Ci apprestiamo a chiudere un utile d'esercizio annuale che supererà i 5 milioni di euro, che andrà a incrementare quel patrimonio che poi oltretutto serve per poter darci la possibilità di reinvestirlo su un territorio. Quindi è come un circuito che mettiamo in atto, quindi un circuito che si rigenera man mano che tu lo finanzi e lo rifinanzi. Quindi siamo veramente orgogliosi di quanto stiamo facendo.
Oltretutto, l'altro elemento che pure ci piace sottoporre all'attenzione dei nostri soci e quindi del nostro consiglio di amministrazione sono le insolvenze che si sono ridotte all'osso, soprattutto in un periodo così difficoltoso. I famosi e i cosiddetti UTP per noi sono veramente sono all'osso, la percentuale di sofferenza è molto bassa. E sta a significare che probabilmente sappiamo fare credito, ma soprattutto lo sappiamo fare e ci sappiamo pure nei confronti di coloro che sono in difficoltà, e questo veramente lo diciamo con orgoglio. La nostra filosofia dell'ascolto, la nostra logica del saper capire le necessità, la logica di poter entrare nei meccanismi individuali, anche aziendali, ci permettono sicuramente di gestire un poco, soprattutto in territori come il nostro, la clientela in modo differente. L'ho sempre detto, continuo a dirlo e ritengo che la fortuna di questa banca, se di fortuna si può chiamare, è sicuramente la capacità di ascolto. Non ho mai, fino ad oggi, il nostro ufficio reclami non ha mai ricevuto un reclamo, mai. Cioè, è sulla carta l'ufficio reclami, non siamo mai ricevuto reclami, neppure verbali, quindi io non ho mai sentito qualche cliente che si lamenti, probabilmente ci sono, non dico che siamo i migliori, ma cerchiamo in tutti i modi di non sbagliare e di metterci a disposizione della nostra clientela. Una delle caratteristiche principali della Banca Montepruno è il suo essere capillare sul territorio. In questo presente dell'istituto di credito c'è anche l'inaugurazione di una serie di presidi. Beh, questo è un altro elemento che ci piace sottolineare in tutte le circostanze. La Banca Montepruno è una banca anticiclica, oltretutto va a controcorrente, è sempre andata a controcorrente, qualcuno ci ha anche criticato sul nostro modo di fare banca, ma è un modo che fino ad oggi ha pagato. Noi cerchiamo di essere presenti soprattutto dove gli altri abbandonano e tirano i remi in barca. È ovvio che abbiamo fatto un nostro piano strategico e stiamo portando avanti una serie di iniziative che trovano consenso non solo nella parte, diciamo, della clientela, ma anche degli organi della nostra capogruppo. Mi riferisco in modo particolare all'ultima inaugurazione nella prestigiosa Salerno, a Corso Vittorio Emanuele, un presidio H24 che ci permette di avere un'immagine anche solo pubblicitaria, se così possiamo dirla, prestigiosa. Il nostro istituto già ha ottimi risultati su quella città, ha superato i 70 milioni di depositi, quindi ha una clientela importantissima, la sua sede amministrativa dove io vado 2 o 3 volte alla settimana insieme al mio staff di direzione. Diciamo, c'era bisogno proprio di quella forma. A breve apriremo, credo il 10 o l'11 di luglio, apriremo a Via del Gallitello, una zona importantissima di Potenza, altra filiale che ci sta dando soddisfazione, e la chicca, se così possiamo dire, la diciamo in anteprima perché di stamattina è una notizia, quindi a Onda News il piacere di dare la notizia, apriremo entro fine anno a Prato Perillo, ove nei locali in cui insisteva un'altra banca che ha chiuso. Ha chiuso i battenti lasciando quel territorio, quella zona, quella frazione senza nessun servizio bancario. E quindi noi ci siamo riuniti, abbiamo fatto una valutazione, sicuramente non abbiamo guardato e né guarderemo l'aspetto economico o il rendimento di quel territorio, però abbiamo ritenuto che andasse fatto sicuramente un'opera sociale. E quindi se solo le vediamo così, credo che vada valutata anche diciamo, con giudizio e dare un plauso a questa banca che fa di queste cose. Mi sento anche di dire che abbiamo delle filiali che poi valuteremo in futuro su paesi piccolissimi, si va da Piaggina a Lavorino, che manteniamo in vita perché come sportelli sociali non c'è utile, non c'è, però riusciamo a fare. Finché poi la nostra banca ha la capacità di fare reddito, la capacità, diciamo, di sviluppare crescita, beh, finché sarà così noi continueremo su questa strada. Direttore, è interessante e allo stesso tempo sorprendente scoprire come negli anni una banca che è partita da un piccolo paese degli Alburni, da Rossigno, sia poi riuscita ad espandersi per arrivare a toccare 2 città importanti come Salerno e Potenza, per espandersi in un territorio come quello del Vallo di Diano, ma anche la zona del Cilento e degli Alburni, molto davvero sviluppati. E lei come vede la sua Banca Montepruno?
Beh, io ne sono innamorato, per cui potrei dire che la Banca Montepruno è una nostra creatura, posso dire di essere figlio di questa creatura. Noi quest'anno festeggiamo il 60° anniversario della Costituzione e io ritorno nella mente quando da piccolino frequentavo i locali. Avevo l'età di mio nipote, 6-7 anni, già mio padre mi portava per mano negli uffici della banca dove lui era presidente del collegio sindacale. Quindi c'è un affetto morboso nei confronti di questo istituto che è cresciuto ed è cresciuto bene. Vi assicuro che abbiamo avuto dei momenti di grossa difficoltà, questo lo riconosciamo, abbiamo avuto sicuramente dei momenti in cui lo scoraggiamento ci ha assalito. Però li abbiamo superato applicando quelli che sono i valori, credendo nelle cose che facciamo. E lo abbiamo anche detto che sicuramente i successi vengono dai sacrifici, dai tanti sacrifici fatti. Il successo non è che viene da solo, il successo viene proprio perché si impegna, si studia, si lavora con serietà. Questo è il segreto del nostro successo. E vedere questa banca che da un paesino di 400 abitanti, io quando torno a casa la sera, io ci penso spesso, arrivo in un paese oramai spopolato, in cui non trovi persone, e immagini che la nostra banca ha superato il miliardo di depositi, vive grazie all'ausilio di due province, come si diceva. Su tutta la provincia di Salerno, la provincia di Potenza, altra chicca. Adesso stiamo chiudendo gli accordi per un'altra filiale nella valle dell'Irno e precisamente a Rocco Piemonte. Quindi abbiamo aperto a Cava dei Tirreni. È una continua fabbrica in evoluzione la nostra. Quindi sono felice, sono contento, sono orgoglioso. Veramente vi assicuro che la sera si va a dormire contenti, felici e sereni. Questo per il mondo intero è un periodo storico particolare. In tanti sicuramente hanno anche un po' timore del futuro, anche e soprattutto dal punto di vista economico. Lei è un professionista che raggiunge i suoi obiettivi lavorando innanzitutto grazie a degli importanti e fondamentali valori su cui ha basato la sua missione, però anche con i numeri. Come vede il futuro del nostro territorio, il futuro dell'Italia? Beh, mi preoccupa, è inutile sottolinearlo, l'abbiamo detto in tante circostanze, il futuro non è certamente roseo, però io credo che il futuro è il risultato, vale a dire la sintesi di ciò che si è fatto nel passato e se ciò che si fa nel presente. È ovvio che se riusciamo bene a mettere insieme quelli che sono gli elementi per consolidare le proprie aziende, allora sicuramente sarà molto più florido di quello che si può aspettare. Oltretutto, poi un'altra cosa che mi fa riflettere, che spesso poi mi dà il coraggio di affrontare il futuro, è che siamo in un momento di grosse crisi, lo abbiamo vissuto, ma abbiamo vissuto e siamo abituati a forti crisi. Non dimentichiamo la crisi del 29 economica, la crisi del 90, e quindi le superiamo. Le crisi, dice qualcuno, nascono perché debbono finire, quindi prima o poi li dobbiamo superare. E come abbiamo sempre fatto, io sono fiducioso da questo punto di vista. Siamo un popolo, il nostro, che è forte di elementi, di storia e di eccellenze. Queste eccellenze mi auguro che vengano messe a frutto. Quindi è un futuro sicuramente difficile, ma dobbiamo vivere con speranza, dobbiamo vivere con la gioia di poter vivere un nostro futuro. Oltretutto ce lo meritiamo. Perché di grossi sacrifici un poco tutti quanti noi li abbiamo fatti, non parliamo di chi ci ha preceduto, quindi è un debito che abbiamo nei confronti delle generazioni future, quelle di dare speranza e di dare assicurazioni.